Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa deliziosa copertina per bambini che io ho chiamato copertina sirena. Per quanto riguarda il filato, vi dico subito che ho utilizzato il filato della Jan Art Lina Flor Merinos, un gomitolo da 225 grammi, misura 550 metri. Ho lavorato con un centro numero 5 e ho utilizzato tutta la cake. Il colore che ho usato io è il 551, che vedete ha queste sfumature fantastiche, perfette per una piccola principessa. Però voglio farvi vedere anche altri colori. C'è questo che invece ha le tonalità del grigio e del viola, o anche questo sono le tonalità del grigio e dell'azzurro. Però sul sito, di cui vi lascio il link, trovate anche le cake per poterlo realizzare anche in versione maschile, quindi per bambini, dove avete delle sfumature totalmente azzurre o anche qualcosa con il verde, quindi veramente perfetto anche appunto per poter creare qualcosa, la stessa copertina, anche in versione maschile. Detto ciò, come vi ho detto, io ho utilizzato una sola cake e per quanto riguarda la misura, la copertina mi è venuta larga circa 67 centimetri e alta circa 80 centimetri. Però tenete presente che io ancora alla fine non ho lavato la copertina, quindi sicuramente una volta che l'ho lavata si ammorbiderà ancora un po' di più, quindi tenderà ad allargarsi ed allungarsi un altro pochettino. Penso che almeno 1-2 centimetri, siccome io ho una mano quando lavoro, soprattutto questo genere di punto molto stretta, si accederà almeno di 1,5 centimetri sia in larghezza che in altezza. Però più o meno adesso le misure, senza ecco aver lavato o stirato in nessun modo la copertina, sono 66 per 80 e per me vanno benissimo perché la mia nipotina attualmente ha 7 mesi e quindi come copertina va benissimo per poter affrontare comunque la parte finale dell'inverno e l'inizio della primavera. Per quanto riguarda la lavorazione, allora, come potete notare, abbiamo una parte centrale lavorata e un grosso bordo laterale. Questo perché è nella mia intenzione che quando poi la mia nipotina crescerà e non potrà più utilizzare la copertina per coprirsi, però potrà comunque utilizzarla come tappetino. Sapete, ci sono tutti quei tappetini gommosi. Mi piace l'idea di poter comunque mettere questa qui sopra il tappetino in modo da tenerla ancora più calda durante l'inverno, quando è appunto sul pavimento a giocare. Allora, la lavorazione in realtà è semplicissima perché la parte centrale sono tutte strisce di ventagli formati da due gruppi di due maglie alte chiuse insieme, separati da una catenella, quindi la lavorazione è semplicissima. Una volta fatta la parte centrale si va a fare appunto questo bordino che io ho fatto con tutte mezze maglie alte, mentre nell'angolo naturalmente sono andata a fare gli aumenti, e questo ve lo spiego anche nel tutorial, per poterla allargare. Infine ho fatto un piccolo bordino facendo il punto gambero, che sarebbero delle maglie basse fatte all'indietro. Ci sono vari tutorial, però dopo casomai vi faccio comunque vedere un attimo come si fa, magari per chi non l'ha mai fatto, però so che è un punto molto conosciuto, però ve lo farò vedere comunque come si realizza. Quindi, detto ciò, una copertina molto facile da fare, io l'ho realizzata in neanche 2 giorni, e quindi vi lascio al video tutorial. Noi come sempre poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Mi raccomando, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare quindi la nostra copertina, come vi ho detto, io utilizzerò il filato della Jan Art, ho utilizzato il filato della Jan Art linea Flor Merino. Vi dico già che per la parte centrale, ossia quella dove abbiamo tutti i nostri ventagli, io ho montato un totale di 52 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui poi va aggiunta una catenella in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Questo mi ha permesso di avere una larghezza, non vorrei sbagliarmi, ma di circa 46 centimetri o 49, no, 49 centimetri. Poi sapete che io ho fatto questo bordo molto grande, quindi mi ha permesso appunto di aumentare poi la larghezza e la lunghezza della mia copertina. Lavorerò con un centro numero 5 e qui ho montato un piccolo campione, anche perché il punto è veramente semplicissimo e ve lo faccio vedere subito. Quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, le chiudo insieme e vado a fare una catenella di separazione,
rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il giro. Si saltano 2 catenelle. Ops, scusate se era fatto il nodo. Quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare 2 maglie alte non chiuse e si chiudono insieme. Catenella, si rientra, altre 2 maglie alte non chiuse e si chiudono insieme. Ancora. Salto 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Si termina il giro andando nell'ultima catenella, ho fatto una catenella in meno nel mio campioncino, però va bene, e si va a fare una maglia alta. E questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Si gira la lavorazione, si vanno a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Di nuovo, 2 maglie alte non chiuse, entrando sempre nell'archetto di una catenella. Catenella, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. Archetto successivo, 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. Catenella, rientriamo 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Ultimo ventaglio, 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. Catenella, 2 maglie alte non chiuse. E le chiudiamo. Entriamo nella terza catenella, che qui era la prima nostra maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta. Quindi, ripeto, è semplicissimo. Questo è il giro che bisognerà fare per tutta la lunghezza. Nel procedere del video io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e come andare a fare poi il bordino. Un'altra cosa adesso che mi vedrete fare nel campione, una volta abbiamo fatto il bordino, sarà appunto come andare a fare il punto gambero, perché io do per scontato che lo sapete fare, però va a finire che qualcuno non lo sa fare, quindi ve lo spiegherò. Allora, ho ripetuto il giro per 30 volte, questo mi ha permesso di avere un'altezza della mia coperta nella parte centrale, perché vi ho detto fino all'inizio che io farò una parte centrale e poi un bordo bello grosso. Quindi ho così un'altezza di circa 48 centimetri. E adesso possiamo andare a fare il nostro bordo, che sarà semplicissimo perché andremo a fare tutte mezze maglie alte. Quindi vedete, io qui ho la fine del mio giro e adesso vado a fare, questo è il mio sarà il mio angolo, quindi qui vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta, rientro e vado a fare un'altra mezza maglia alta. Poi prendo il filo e vado a fare una mezza maglia alta dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e una mezza maglia alta dove ho l'archetto di una catenella e continuo così per tutto il giro, quindi dove ho, quindi per tutto il lato dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme vado a fare una mezza maglia alta, dove ho l'archetto di una catenella vado a fare una mezza maglia alta. Se la lavorazione vedete che stringe, magari fate una mezza maglia alta anche tra i due gruppi, tra i due ventagli. Infatti mi sa che forse stringe un po', quindi vado a fare una mezza maglia alta anche qui tra i due ventagli e quindi mezza maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, mezza maglia alta nell'archetto, mezza maglia alta nelle 2 maglie alte chiuse insieme, mezza maglia alta tra i due gruppi. Continuo così fino alla fine del lato per farvi vedere come girare, quindi come fare l'angolo e come poi andare a lavorare nella parte orizzontale verticale della nostra copertina. Quindi sono arrivata al mio angolo, è dove abbiamo la maglia alta, quindi vado nella terza catenella e vado a fare
3 mezze maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Mi trovo quindi dove ho il lato verticale e quindi vado a fare una mezza maglia alta in ogni maglia alta orizzontale e una mezza maglia alta in ogni archetto, un forellino piccolo. Quindi molto molto semplice. E continuo a lavorare così per entrambi i lati. Quindi mi raccomando, il primo giro andiate a fare in ogni angolo 3 mezze maglie alte. Nel giro successivo, nella seconda, 1, 2, 3, oppure se state in questa parte, 1, 2, 3, comunque nella seconda andrete di nuovo a fare 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte, in modo così da allargare sempre il vostro angolo. Quindi ripeto, al primo giro, quindi a ogni angolo dovete andare a fare 3 mezze maglie alte. Nel giro successivo, ogni volta che arrivate nella seconda del gruppo di 3, andate a fare 3 mezze maglie alte. Questo per quanto riguarda i vostri angoli. Io adesso continuo a lavorare in questa maniera. Naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto, ne devo fare parecchio. Vedete, mi sta avanzando parecchio filato, proprio perché la mia idea era quella di fare un bel bordo appunto di mezze maglie alte bello spesso, quindi per questo ho fatto in modo che mi avanzasse molto filato. Allora, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, quando andate nella parte inferiore dovete andare a fare una mezza maglia alta in ogni gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi qui e qui, e nelle catenelle di separazione, perché vi ricordo che noi nella parte iniziale saltavamo 3 catenelle, andate a fare 2 mezze maglie alte. Quindi ripeto, nella parte inferiore nel primo giro andate a fare una mezza maglia alta in ogni gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e 2 mezze maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Dunque, io in totale poi ho fatto 9 giri e quindi, come potete vedere, ecco quanto è venuto bello largo il mio bordo della copertina. E ho rifinito il tutto con il punto gambero, ossia andando a fare le maglie basse indietro invece che in avanti, in modo tale appunto da avere questa rifinitura nel bordo. Non è tra le mie rifiniture preferite, però so che alla mamma della mia nipotina piace come rifinitura, quindi va benissimo così. Quindi anche questa copertina è terminata. Allora, quindi ho fatto un giro di maglie alte giusto per farvi capire con la base che avremo dopo, anche se noi avremo delle mezze maglie alte, ma non cambia nulla, come si va a fare il punto gambero. E lì si va in questa maniera, si torna a lavorare indietro, quindi io entro con l'uncinetto, vedete, nel dietro, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco, quindi di nuovo vado dietro nella maglia alta, prendo il filo ed esco. Prendo il filo ed esco, ancora vado una maglia alta successiva, prendo il filo ed esco e prendo il filo ed esco, vado una maglia alta successiva, prendo il filo ed esco e di nuovo prendo il filo ed esco, ancora maglia alta successiva, prendo il filo ed esco, maglia alta successiva, prendo il filo ed esco, maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Così si ottiene il punto gambero. Molto molto semplice e io ho fatto questo come bordino attorno, scusatemi, attorno a tutta la mia copertina. Un semplicissimo punto gambero. Questo è il davanti, mentre questo è il dietro. Semplicissimo. Detto ciò, quindi la nostra copertina è terminata.